l'Eucaristia di qua e di là, i sacramenti, tutto converge verso l'Eucaristia e insieme all'Eucaristia tutto converge verso il mistero della Natività. Sono i sacramenti il tema del presepe realizzato all'interno del santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena, con l'Eucaristia che si trova vicino alla Natività. Gesù è nato a Betlemme. Betlemme significa casa del pane. E non solo, ma Gesù fu messo in una mangiatoia dove si mette la roba da mangiare, quindi per essere anche lui mangiato. Da chi? Da noi. Nella fede e realmente anche attraverso il pane consacrato, l'Eucaristia. Una tradizione che va avanti da oltre 50 anni, da quando queste statue di legno vennero commissionate alla scuola di legno di Ortisei. Fu decisa il riferimento con Ortisei, con un grande Musner, grande artista del legno. Ortisei, si sa, c'è la scuola delle sculture in legno famosissima in tutto il mondo. Chiaramente costavano anche, oggi sarebbero incomprabili, ormai è chiaro. E piano piano composero, ma piano piano non tanto, perché in pochi anni ci fu la composizione completa di tutto il presepio. Oggi è un gruppo di 15 persone di Camaiore che assieme ai fedeli bibbienesi rendono magico il Natale in questo angolo di Casentino dove il tempo sembra essersi fermato. E il rivedersi con loro quando vengono qua, sembrano veramente 12 apostoli che ci si trova a pranzo e a cena, e sono appassionati, un cuore solo e un'anima sola, eppure sono diversi di cultura, di preparazione. C'è il falegname, c'è l'idraulico, c'è il pittore, c'è l'artista vero e proprio, un po' tutti addetti ai vari lavori. Preparano, secondo un programma che Padre Giuseppe ogni anno stabilisce con me, quest'anno c'era questo molto difficile del percorso dei sacramenti, preparano tutto, poi vengono qua col materiale comunque che qui conserviamo, in 3-4 giorni montano tutti. Il presepe rimarrà aperto per chi lo volesse visitare fino a tutto il mese di febbraio.